Adesso noi passiamo a parlare di sport e di ginnastica Petrarca, perché la prima squadra di ginnastica artistica maschile è stata promossa in Serie B. E quindi ne parliamo con Simone Rossi e con Federico Scapecchi. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Beh, Simone, un bel successo, anche perché nella stagione 2022 in Serie B ci sarà anche la prima squadra femminile di ginnastica ritmica, quindi la ginnastica Petrarca ha praticamente dei risultati fantastici. È un motivo di orgoglio, avere due squadre in Serie Cadetta è un motivo di orgoglio. È stato un risultato fortemente voluto, fortemente ricercato, Maestella, da tutte le componenti, perché poi ci intervengono nei risultati positivi tante componenti. Ma fammi ricordare nel risponderti soprattutto gli artefici, perché poi per quanto una società possa fare della programmazione il proprio DNA, per quanto possa lavorare a creare il clima interno giusto, poi chi scende in pedana sono i ragazzi. E mi piace ricordarli, sono Leonardo Ercolani, sono Pietro Badini, sono Tito Mariottini, sono Mattia Boncompagni. Quindi hanno portato a casa davvero un risultato importante. E con loro voglio ricordare il loro tecnico, Jacopo Pineschi, e la soddisfazione è che la sua prima esperienza di tecnico sta portando in campo tutta la sua esperienza anche di ex atleta di Serie A. E i risultati si vedono. Beh, sì, direi proprio di sì. Federico, per la città è un grandissimo onore avere sul territorio una realtà come la ginnastica Petrarca. Sicuramente è un vanto, anche perché è una delle società sportive la più antica di Arezzo, ma una delle più antiche della Toscana e dell'intero paese. E appunto questo ulteriore risultato ci porta una nuova Serie B e quindi è la dimostrazione che ad Arezzo sport si può fare a livelli anche di eccellenza e quindi come comune siamo chiaramente contenti innanzitutto di quello che è risultato, ma è anche uno stimolo in più per fare sempre meglio e rispondere alle esigenze di quelle che sono le nostre società sportive, associazioni sportive. Non a caso abbiamo avviato una ricognizione degli impianti, perché poi si può fare sport a livelli alti se la città mette a disposizione impianti di un certo livello, e quindi alcuni impianti oggettivamente hanno bisogno di una manutenzione, altri l'hanno già vista negli anni scorsi. Penso ad esempio al palazzetto di San Laurentino e al palazzetto di Maccagnolo, che è in procinto di essere rimesso a bando, perché i lavori dovrebbero terminare veramente a breve, a questo punto almeno così mi è stato garantito, e interverremo anche su altri impianti insieme alle società sportive, che avranno la forza, la voglia e anche il coraggio di spingersi un passettino avanti e di collaborare con il comune anche da questo punto di vista. Non ho dubbi che riusciremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni a modernare il nostro parco impianti e quindi ad avere anche maggiori e migliori risultati non solo con la ginnastica Petrarca, ma anche con tante altre società sportive. Ecco, a questo proposito, Assessore, quindi questa ricognizione degli impianti sportivi sul territorio sta andando avanti e sta andando bene? Sì, perché noi, diciamo, i primi mesi del mio assessorato sono stati, da questo punto di vista, chiaramente per l'impiantistica sportiva, è stati mesi di appunto studio, sia di quelli che sono i problemi, ma anche di quelli che sono i punti di forza e di tutti i nostri impianti. Per impianti intendo tutta una vasta gamma che si va dalle palestre ai campi da calcio, alle aree sportive libere, alle palestre scolastiche, e quindi alcuni sono gestiti direttamente dal comune, altri sono gestiti da società sportive, e abbiamo appunto, stiamo lavorando adesso dopo la delibera di giunta a delle schede tecniche per poter poi mettere a bando, appunto fare questi bandi per questi impianti e rendere note quelle che sono le caratteristiche e i volgarmente quelli che sono i lavori da fare. Certo. L'auspicio appunto è di poter collaborare con le società sportive che possano rispondere positivamente, con alcune già c'è, insomma, diciamo un pur parlé, però qualcuno ha presentato anche dei progetti veri e propri, perché anche le società sportive possono, volendo, presentare questi progetti e il comune può metterli a bando. Quindi nei prossimi mesi già, anzi io spero nelle prossime settimane, qualche bando già uscirà e quindi potremo vedere qualche lavoro già nel 2021. Sì, piano piano. A questo punto io torno da Simone, perché io vorrei sapere cosa significa Arezzo per la società.
Quindi appunto per la ginnastica Petrarca. Sai Maria Stella, la Petrarca con i suoi 145 anni di storia le compirà il prossimo anno, spengeremo le candeline, è espressione di questa città nel tempo, quindi ha accompagnato Arezzo negli anni e nei suoi cambiamenti sociali e culturali. Bambini e bambine si sono succedute ai loro padri e madri e tante generazioni di aretini si sono succedute all'interno delle palestre dove ha lavorato e dove lavora la Petrarca. Quindi se c'è una realtà sportiva che appartiene agli aretini, mi viene da dire, è proprio la ginnastica Petrarca. Di questo ne siamo consapevoli e ne siamo anche molto orgogliosi. Così come siamo orgogliosi del fatto di portare Arezzo in giro per l'Italia, in tutte le nostre competizioni, e fammi dire in giro per il mondo, perché sì. La Petrarca ha dato sempre molti atleti alla nazionale di ginnastica, alle Olimpiadi. La Petrarca tutt'oggi con l'ulteriore disciplina che è la ginnestrada sta facendo il giro del mondo, quindi siamo orgogliosi di portare Arezzo di Arezzo con noi dovunque siamo. Fammi dire anche il motivo di orgoglio del conseguimento della Serie B, che è stato fatto con una squadra tutta aretina, fatta di ragazzi di Arezzo, che cosa hanno scontata, visto che molto spesso le squadre sono fatte anche di prestiti provenienti certo. Da atleti formati da altre scuole. Mm-hmm. Quindi ecco, anche questa è sicuramente una nota importante. Presidente, prima di chiudere la stagione 2022, quindi la prossima stagione si prospetta veramente infuocata. Si presenta infuocata, siamo consapevoli che le sfide che ci aspettano sono importanti, non sono facili. Però poche settimane fa è stato votato attraverso i nostri social un motto che credo che è l'espressione davvero più grande di quello che è la Petrarca, di quello che è il nostro DNA. Il motto scelto per la Petrarca è: la storia è la nostra forza, il futuro è la nostra sfida. E io dico sempre ai tecnici pragmatici, piedi per terra, ma non smettiamo mai di essere ambiziosi. Giusto, questo è lo spirito corretto. Con questo obiettivo, con questo tipo di approccio, ci affronteremo la nuova stagione che ci aspetta. Grazie Presidente Simone Rossi, grazie anche all'assessore allo sport Federico Scapecchi per essere stati con noi quest'oggi. Grazie. Grazie a voi, complimenti ancora alla Ginnastica Petrarca. Direi, sì, complimenti meritatissimi, complimentissimi. Adesso noi ci andiamo a vedere lo spunto di Diego d'Ippolito con Francesca Basanieri.